Allora, Claudio Dalmasti ha scritto un libro che già dal titolo è evocativo di quello che c'è poi nelle pagine, un libro al limite anche divertente, oltre che succulento e gustoso. Il titolo è Avanzi, c'è pasta e altro ancora. Anche che chiaramente le ricette sono facili, quindi sono gustose, ma la realizzazione è abbastanza, non è complessa, e si fanno soprattutto con gli avanzi. Di questi tempi questa cosa di poter utilizzare gli avanzi è non soltanto utile, ma anche proprio profilo dal punto di vista economico, visto che insomma abbiamo un po' tutti i problemi di questo genere. E quindi sono piatti che possono essere preparati sia per la sera sia addirittura anche per il giorno dopo. La prefazione, diciamo in un libro come questo, la prefazione è sempre importantissima nel libro, perché normalmente è quella che introduce, quindi che spiega una sorta di sinossi, di nucleo di quello che c'è poi dopo. In questo caso peraltro è stata curata dal professor Paolo Fibisca, che è qui accanto a noi, e che è un professore di microbiologia generale al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma III, e quindi ha saputo cogliere gli aspetti non soltanto di natura sociale economica, e poi nella prefazione proprio si fa riferimento a questo, a come diciamo il riuscire a utilizzare gli avanzi sia utile anche sotto il profilo economico della tasca, però in maniera divertente anche quelli umani, perché nella sua prefazione fa a un certo punto il riferimento al possibile padre single alle prese con l'avanzi e figli da sfamare. Vale. Ma quello che voglio dire di questo libro è che Claudio l'affronta, io dico con una sorta di amabile leggerezza, sia i problemi legati alla vita della mamma, che è anche lavoratrice, ma soprattutto anche dal punto di vista scientifico, perché dentro questo libro c'è, diciamo, tanta microbiologia, e non so se voi lo sapete, ma insomma i microbi, il nostro corpo, noi siamo, pensiamo di essere fatti tutti quanti di cellule umane, siamo umani, tutti fatti di cellule umane, non è vero, voi siete composti di 100 volte più cellule batteriche di quanto siano le cellule umane, per cui siete al 90% batteri e al 10% umani, e questo lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo soprattutto adesso quando fa caldo, e se non ci facciamo la doccia spesso l'odore non è perfetto, o se i bambini non si cambiano i calzini. Ecco, questi sono i nostri compagni di vita che ci accompagnano tutta la vita, e sono, diciamo, sostanzialmente senza di loro non potremmo vivere, però purtroppo causano anche problemi legati non solo alla salute ma anche al deterioramento dei cibi. Ecco, in questo libro Claudia ha messo tanta attenzione nel far sì che queste ricette fossero estremamente sane, non comportassero alcun rischio, e più di una volta ripete lungo il libro che quando una cosa non può essere utilizzata e va buttata, però allo stesso tempo dà una chiave, diciamo, di riutilizzo di tutto ciò che può essere a buon conto riutilizzato e con ottimi risultati, secondo me. A casa mia non si sprecava nulla. Abitudini di nonne e genitori che avevano vissuto durante la guerra, perse rapidamente in tempi migliori da noi figli del baby boom, ma da rispolverare al momento opportuno, che è arrivato dopo che il consumismo sfrenato negli ultimi decenni sembrava averci definitivamente travolto. Come si diceva allora, da piccoli non ci è mai mancato nulla, anzi, però era una questione di principio, lo spreco era un oltraggio alla miseria, anche se nessuno ci ha mai spiegato il nesso tra la miseria e quei due pezzetti lasciati nel piatto da un bambino ricco e capricciosetto, ma il sacrosanto concetto di non si butta niente ormai si era insediato. Bando a ogni minestra riscaldata, la sfida di oggi è stata trasformare il lamento, ma l'abbiamo già mangiato ieri, in un entusiastico che bello pure oggi, e ribaltare il luogo comune che spendere poco si mangia per forza male.